sviluppare un discorso abbastanza critico sull'austerità. Quello che cercherò di analizzare soprattutto io è di evidenziare come l'austerità, connessa con il fenomeno della crisi, sta delegittimando una serie di poteri politici che hanno portato avanti questo tipo di politiche negli ultimi anni, e quindi sta creando le stesse condizioni per il suo superamento. Non è detto che ci sia questo superamento, però comunque bisogna tenere presente le condizioni di criticità politica che questo tipo di politiche stanno generando, e il tipo di disaffezione che in particolare in paesi del sud Europa, ma anche in altri paesi come la Francia, come la Polonia, come l'Ungheria, stanno generando sentimenti euroscettici e diffidenze rispetto alle politiche utilizzate finora. E su quali armi dunque dovrebbero agire questi paesi che si oppongono all'austerità, secondo lei? Beh, c'è un elemento politico europeo, bisogna ridiscutere cosa è austerità, bisogna ridiscutere questo tipo di politiche. Sul come questo avverrà è molto difficile dirlo, perché anche chi si oppone a politiche di austerità o a posizioni euroscettiche è molto diviso al loro interno, quindi è difficile fare previsioni su quello che succederà. Di sicuro sappiamo che c'è ancora una grossa fragilità all'interno del sistema politico europeo. Quali sono le sue parole chiave per il futuro? Beh, la mia prima parola chiave è austerità, ma nel senso ripensare l'austerità. E la seconda parola chiave vuole essere forse un suggerimento su delle dinamiche attraverso cui ripensare l'austerità, che è la redistribuzione. L'austerità colpisce in particolare alcune persone tra la popolazione, alcuni soggetti che sono più deboli più di altri, e quindi sarebbe importante provare a pensare a politiche di consolidamento che sappiano essere distributive.